TMC Podcast. Mi chiamo Stefano Lamalfa, quello che faccio di lavoro, un'attività che ho creato insieme ad altre persone perché è una cooperativa sociale, ma l'ho creata quindi a mia immagine e somiglianza, insomma da imprenditore collettivo e non unico, ma è una cosa che parla molto di quello che sono, delle cose in cui credo e della modalità con cui cerco di lavorare. Per il resto sono coniugato dal 2001, ho tre figli, un cane, un gatto, poi le cose che mi piace fare. Mi piace camminare. Adesso il mio progetto è di fare a pezzettini una settimana per volta tutto il percorso che va dal San Bernardo fino a Roma, la via Francigena. E un'altra cosa, che siccome mi annoiavo mi sono anche riscritto all'università e sto facendo economia aziendale qua a Città Studi a Biella, quindi sono alle prese con la matematica. Penso che se riuscirò a passare un esame universitario di matematica posso fare qualunque cosa nella vita, qualunque cosa davvero. Allora, questo è il brand, parlando di immagine, della cooperativa Raggio Verde, che è una cooperativa sociale. Poi vedremo nel dettaglio di che cosa si tratta, che è nata nel 2000. In realtà prima c'era un'associazione, quindi è dal 1997 che lavoro su questo progetto. Il riepilogo, l'indice della presentazione sarà: che cos'è un'impresa, che cos'è Raggio Verde, cosa fa Raggio Verde, cosa fa qua oggi Raggio Verde e cosa possiamo fare insieme. Allora, io devo partire sempre dalla cultura classica, perché ritengo che lì ci siano veramente le radici di ogni cosa che riguarda la nostra civiltà, la nostra società. Ho messo tre busti, sono Demostene, lì in alto Platone e quello è Odisseo, che non è un personaggio vero, ma è un personaggio nato dalla fantasia di Omero. Demostene, che era un personaggio pubblico, oratore, politico, perché tra le cose che ha scritto questo, spesso grandi imprese nascono da piccole opportunità, e quanto è vero. Credo che tutti noi abbiamo delle imprese, delle aziende, se pensiamo a come sono nate da piccole cose e soprattutto nascono dalla testa. Spesso non ci si pensa, ma le aziende sono parole, pensieri, idee, cose che ci vengono in mente e che vogliamo realizzare. Questo anche quando esistono, continuiamo a pensare, a promuoverle, a farle cambiare, perché il tempo cambia ogni cosa e quindi è un'opera continuamente rigeneratrice fare impresa. Questo secondo me è una cosa da far passare, perché c'è sempre una sensazione, no? Imprenditori sono quelli lì aridi che cercano di evadere le tasse, di fregare gli altri, di rifilargli le sole. Invece c'è tanta ricchezza anche culturale di pensiero nell'esercitare un'impresa. E poi è bellissimo già il fatto che si chiami impresa. Quando pensiamo a un'impresa, proprio la persona, anche se è una persona, abbiamo detto, non reale ma immaginaria, che incarna tutte le imprese, è Odisseo. Un eroe greco che ha avuto l'idea di come vincere la guerra di Troia, poi ha avuto un sacco di problemi in mare, un sacco di donne, ma c'aveva una moglie che lo aspettava, casa, sconfitto mari, dei, eccetera, e ha fatto un'impresa. Fare impresa è una roba complicata, che comporta coraggio, ingegno, sforzo. Che cos'è Raggio Verde? È nata dall'idea di un gruppo di amici. Là c'è una foto di una cena di, appunto, fine anni 90 che avevamo organizzato. Questa è un'immagine più recente nella nostra cucina. L'idea è partita dal commercio ecosolidale, cioè a noi piaceva questa cosa di commercializzare e utilizzare prodotti che avessero il minor grado di sfruttamento possibile dei lavoratori, sia quelli intorno a noi e sia nei paesi da cui i prodotti hanno origine, e siamo partiti su quest'idea a fare impresa. Quindi abbiamo aperto dei negozi, ma soprattutto ci siamo specializzati in servizi. Il primo servizio che ci è venuto in mente, visto che molti dei prodotti erano alimentari, è un servizio di catering. E quindi nessuno di noi aveva fatto la scuola alberghiera, uno era bancario, l'altro era ragioniere, un altro non sapeva bene cosa fare nella vita. Abbiamo creato questa cosa fine anni 90, da allora abbiamo fatto tanti catering. Quindi è la storia di un'idea. Abbiamo una cucina, una sede di 700 metri quadri a Vigliano Biellese, e da lì cuciniamo per mense, per eventi di qualunque tipo, quindi matrimoni,
eventi per aziende, coffee break, aperitivi, eccetera. Cerchiamo di utilizzare tutti i prodotti che abbiano un senso dal punto di vista della sostenibilità. Adesso si parla tantissimo di sostenibilità, noi siamo nati su questa idea qua precisamente, e la connotazione, perché ormai per fortuna tante realtà si sono avvicinate al concetto di sostenibilità, soprattutto sul locale, la cosa che caratterizza noi è che siamo molto connotati anche dal punto di vista sociale. La nostra è una cooperativa sociale, cosa significa? Che almeno il 30% dei lavoratori sono soggetti fragili, soggetti svantaggiati, certificati da problemi di invalidità, di disabilità, eccetera. O quelli sono i login degli SDGs dell'Agenda 2030 dell'ONU, noi la perseguiamo fin dal 1997. Qui proponiamo i nostri servizi di catering e anche un servizio, diciamo, di catering prêt-à-porter, che è la borsa della spesa, sulla quale, se siete interessati, vi chiedo di contattarmi, di andare a curiosare sul nostro sito, che è www.raggioverde.com. E cosa possiamo fare insieme qui? Possiamo crescere tutti insieme col passaparola. Vi do una cifra di quelle che non si vedono, perché sappiamo quanti GAC generiamo, ma non quanti vengono generati per la nostra azienda. Raggio Verde, dalla presenza qua in capitolo, genera un fatturato che, a seconda degli anni, va tra i 40 e i 70 mila euro. Questo grazie al lavoro che fanno tutte le persone che sono sedute al nostro tavolo e alle quali non posso che essere grato. Grazie. TMC Podcast.